Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Liberamente in Camper. Lui lo conoscete già? Ora mi tocca abbassarmi perché tanto alto Cristiano non è, quindi se no mi si vede. E che è così, madre natura mi ha fatto così. Lo tengo io. Ecco, che si piace. Se no metto il braccio più alto, mettiamo il braccio più alto. Vai, così, va? Così, vai. Ecco, perfetto. Vai, perché siamo sul normale, non abbiamo gli strumenti tecnologici che poi passano. Siamo veri, siamo veri. Non ci sono filtri da Barbara D'Urso, innanzitutto, quindi quelle che vedete, barba bianca e rughe, sono quelle. E anch'io, mi sono adeguato perché voglio fare giovane come Cristiano. E c'è proprio giovane, guarda, proprio giovane. Meno, diversamente. Giovane, diciamo giovane. Questo. Vabbè, giovane. Allora, io sono da te nel tuo piazzale. Innanzitutto, dove siamo? Allora, siamo a Lavoria, uscita superstrada Lavoria della superstrada Firenze, direzione Livorno, provincia di Pisa, molto vicina a Livorno, Toscana. Quindi troverete. Non Livorno, Pisa, provincia di Pisa, però è il ramo Livorno, quindi siamo proprio sull'uscita, quindi facilissimo venirci a trovare. Poi venirci a trovare, ci sono dei percorsi, itinerari da fare che vi invito a scoprire i nostri dintorni e venirci a trovare perché vi faremo vedere un mare di campe, per cui siamo la seconda fiera dopo la fiera di Parma. Diciamo che potrebbe essere un padiglione della Fiera di Parma, che tranquillamente tutti i mezzi in esposizione. Abbiamo oltre 70 camper nuovi da farvi vedere, quindi. Senti Paolo, tu hai parlato della Fiera. Come è andata la Fiera secondo il tuo parere di vista? Tuo di Paolo Bacci, non come titolare della concessionaria, tuo come camperista, come appassionato. Allora, la cosa importante, certo, i prezzi sono alti, però io dico a tutti, e non dipende da noi. Ormai tutto è caro, certo. Sono d'accordo con voi che i prezzi sono stratosferici, però ho risposto a un cliente su Facebook che mi ha detto i prezzi sono alti, io l'ho venduto e vado a fare un'altra cosa. A mio parere sta perdendo, perché girare in campe è veramente un grande qualità di vita e di turismo per i meno giovani come me e per le famiglie, perché ci ho educato le figlie e vi garantisco che è una grande educazione per diventare belli, grandi e sani di mente. Consapevoli di quello che c'è. Consapevoli del mondo che ti circonda, consapevoli dei panorami, delle persone, delle problematiche delle persone, molto spesso andando in giro e parlando con le realtà delle varie province, delle varie nazioni, si capiscono capisce. Delle cose che la televisione è un ve le può dire. No. Senti Paolo, tu quanti marchi hai qua da te in concessionario? È un bel po', ora non me lo ricordo, però ho Carrado, C, Roller Team, McLuhis, Mobilvetta, Leica, Cartago, Von Vendome, quindi e Knaus e Weisberg. Per cui è una scelta di caravan e di autocaravan e di multivan. Ora io li chiamo multivan, quelli senza bagno, alcuni li chiamano un altro nome, però ci abbiamo dalla macchina. Nel 1989 papà comprò il Volkswagen multivan. Quella storia. Ed era esattamente tetto apribile, letto posteriore che si ribaltava con la panchetta, tavolino pieghevole e un frigorifero. E basta, non c'era null'altro. Però quello era il Volkswagen multivan. Ti ha educato. Con quello siete partiti in giro per le cose. E quindi niente, abbiamo tantissimi profilati. Ecco la cosa, il nostro motto è libertà di scelta. Perché vedere i camper con le varie misure e da 5,40 a 7,40 vuol dire comprendere i propri bisogni, perché a volte uno parte, lo voglio piccolo, lo voglio piccolo, lo voglio piccolo, poi dico il camper serve tutto l'anno, quindi e intanto se lo venite, se non sapete cos'è viaggiare in camper, venite a noleggiarlo, perché ci abbiamo camper nuovi e di tutte le tipologie, multivan, van piccoli, van medi, profilati, motorhome, tutti nuovi, per cui la garanzia qualitativamente. Il noleggio parte da un prezzo al giorno, è vero che dipende dalla stagione, dipende, ma se una famiglia di quattro persone, minimo deve prendere un camper da sei. Cristiano, mi fai una domanda, allora ora come spero
anzi andate a vedere il mio canale YouTube, perché ora, come dico a tanti clienti, faccio l'attore, cioè spiego i camper come e la loro funzionalità. Non è che spiego che il frigorifero è 100 litri, 110, no, o serbatoi. Cerco di farvi capire come si abita. Mi metto a sedere nel vate, perché tanto quando venite a vederli non ci andate. Quindi, però poi quando l'avete comprato ci andate tutti i giorni. Regolarmente. Quindi regolarmente, spero. Mi auguro. E poi la doccia, il letto. Quindi le domande così specializzate sono da me. Ora, vabbè, fortunatamente c'è un bel gruppo. C'è il sito che è molto ben spiegato. Il sito, ecco, nel noleggio ci abbiamo i video, per cui vi cerchiamo di far capire l'abitabilità del camper per anche le vostre esigenze. E poi, anche se lo affittate, vi mandiamo un video dove spiega tutte le funzionalità, che ve lo porterete poi in giro nella vacanza. Come Bibbia. Poi, molto spesso, c'è tanta gente ormai che lo noleggia regolarmente, perché sa che sono sempre nuovi. Abbiamo un questionario che siamo arrivati a 300 risposte di clienti che sono andati in giro a noleggio con i nostri camper, e mi tocca barare al basso, perché il livello, alla domanda consiglierete la caravan bike a un vostro amico, siamo arrivati al 99,9. Mi tocca barare, perché sennò non ci si crede, sicché vado un po' più basso, perché sennò... Perché quindi, chi si loda si imbroda. Siamo quindi poi felici, però pulizia, senti, abbiamo tutti i livelli alti, perché facciamo molta attenzione. Qui oltre vendita fate anche assistenza, vero? Allora, io infatti concludo sempre i miei video con: abbiamo ottimi prezzi e servizi caravan bike. Perché? Perché abbiamo ragazzi che è tanti anni che lavorano con noi. Il nostro lavoro è un lavoro specializzato, quindi è importante che le persone, primo, gli piaccia, perché tutti i nostri, allora forse a mia copia, perché sono un appassionato, e tutti i miei collaboratori sono tutti appassionati del lavoro, compresi quelli del service. Quindi attenzione, perfetti non è nessuno, quindi anche noi si sbaglia, però ci mettiamo tanto impegno per poter risolvere i problemi, personalizzarli. Ora abbiamo fatto anche tanti camper dove coloro ci lavorano, quindi batterie a litio, antenne e tante soluzioni per poter lavorare in autonomia al 100%. Per chi ci vive proprio sopra il camper, e a questo punto dipende anche uno strumento non solo di vacanza, ma proprio un ufficio. Sì, chi ci lavora, ad esempio, abbiamo fatto ultimamente un camper che aveva 3 antenne, perché doveva andare in giro per l'Italia e doveva essere sempre coperto, e ogni luogo doveva avere il massimo della rete in relazione Vodafone o Telecom o altri, e avere al 100% tutto, perché era fondamentale il lavoro. Senti Paolo, facciamo un giretto, giriamo la telecamera. Questo è il vostro piazzale. Il nostro piazzale. Vedete questi i profilati, Leica, Velvetta, McLuhan, e qui accanto il Weisberg, un profilato Weisberg. Questa è tutta una fila lunga di 7,5 metri, che sono quelli i comodosi. No, ci sono motorhome da 7,5 metri, ma ci sono anche da 7 metri. Perché anche da 7 metri sono camper comodi e funzionali, quindi chi piace il motorhome, io dico, cioè, che ti metti a sedere nel motorhome ti sembra essere in vacanza, in vacanza, perché è proprio il panorama. E poi dico, tante volte passate con un motorhome nella strada che fate tutti i giorni e vedrete cose che non avete mai visto. Poi abbiamo sul lato sinistro abbiamo gli usati, che ora ci stanno arrivando abbastanza numerosi, ora siamo un po' limitati, ma ne stanno arrivando tanti. Poi abbiamo poco più avanti i multivan, prevalentemente 4,87 metri, quelli su base Ford. Sì, sono automobili. Sì. E poi ci abbiamo anche usati. Ora ci abbiamo in arrivo tutto il parco del noleggio, quindi camper del 2022-2023 e in consegna. La cosa importante è avere, perché abbiamo tanti camper, perché vogliamo darvi la garanzia di, quando scegliete un oggetto, di prenderlo e aver chiaro il prezzo, perché in questo modo mi piace, il prezzo è questo, e quindi
è la cosa migliore. Senti Paolo, mi parlavi del noleggio, perché tu i veicoli sono nuovi, recenti, quelli che avete a noleggio? Allora, hanno da 6 mesi a 1 anno e mezzo. Praticamente quindi, nuovi. E quindi li vendiamo ora in ottobre. Cosa importante che è un ciclista... Vi invitiamo all'Eroica perché non siamo solo venditori di campi, sono molto 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 impegnato nello sviluppo dell'accoglienza dei campi, soprattutto in Toscana, perché la mia regione è quella che amo tantissimo. E ora abbiamo l'area campi di Gaiole a nostra disposizione per i 3 giorni dell'Eroica. L'Eroica non è una cosina da poco. Sono 9.000 iscritti con la presenza di 62 nazioni, quindi è veramente un evento unico. Spieghiamo che cos'è l'Eroica, è il vecchio circuito? No, l'Eroica è un'idea fatta proprio da un medico e ciclista di Gaiole che ha fatto una corsa non competitiva con biciclette d'epoca, per cui biciclette vecchie, vestiti obbligatoriamente, se no non si può fare, e quindi è il 26esimo anno che c'è questa manifestazione. Però allora, la manifestazione è una bella manifestazione, però vi invito a fare le stesse strade negli altri mesi, novembre, dicembre, gennaio, ora vi sconsiglio luglio, agosto, perché è veramente caldo, però negli altri mesi è veramente le colline toscane e soprattutto quelle. Quando è esattamente la data dell'Eroica? L'Eroica è dal 29 settembre al 2 ottobre. La manifestazione clou è la domenica 1. Anche in questo caso, se entrano da te nella tua pagina Facebook di Caravan Bacci, trovano i riferimenti e possono ancora partecipare? Allora, le iscrizioni sono chiuse da diversi mesi, però abbiamo la possibilità di darvi il posto camper più il pettorale. Veramente cosa unica. Non solo, anche scontato. Perché io, ecco, non mi sento, il nostro impegno verso il territorio di Gaiole ci hanno premiato. Quindi questo è veramente, sono molto fiero, perché non vivo il camper, vivo il territorio. Senti, noi abbiamo parlato di camper, però tu hai anche le roulotte, vero? Abbiamo le roulotte, Knaus e Weisberg. Ora ne abbiamo un pochino. Paolo, ma tu preferisci il camper o la roulotte? Allora, io sono nato con la roulotte, quindi sono nato una roulotte. Un puro lottista. Io proprio. Sono un lottista di un'Esmeralda 2. Oh, e quando avevo 12 anni eravamo un 4. E pensate che quando l'ho ritirata, tipo 20 anni fa, non la voleva nessuno, neanche in 2, perché noi in 4 invece eravamo molto molto felici. Dormivo nella branda, non nel letto rigido, perché erano 2 tubi con un telo. Però, lo vedete, la passione mi è rimasta da 10 anni a ora. Continui a dormire in branda quando tua moglie ti deve cazziare. No, il fatto, a me piace fare vacanze, andare in giro anche col sacco a pelo. Col sacco a pelo. Quindi questo è il nostro... Questa è la parte di roulotte. Delle roulotte che ora ci stanno arrivando. Ce ne arriva altre 3 o 4, queste sono le usate. Ah, anche usato di roulotte. Anche usato di roulotte, che insomma sono abbastanza complete. Questa invece è la parte dei van. Sì, questi sono i van, abbiamo tutte le scelte, Mobilvetta in questo caso, il Malibu, poi Weisberg, poi Carado, Roller Team, Caravan International e Laika, con le varie tipologie. Quel Laika l'infronto 540. 540 col tetto alto. È bellissimo. Alto, che è il tetto, non so se lo conosci, ma è il tetto della Laika, è veramente stupendo, perché è più largo degli altri. Sì. È una camera da letto quella sopra. È un progetto unico loro, che però si distingue. Si vede anche dall'esterno, come vedete, abbraccia proprio quasi la totalità della larghezza, tetto, sì. E però la totalità, che anche all'interno c'ha un letto, quindi è più largo però, certo, pur avendo il solito impatto. E poi, come vedete, c'ha l'oblò sopra nel tetto a soffietta, certo, che non è cosa facile, inusuale da trovare. Poi il Knaus
su un MAN, che è un grande mezzo, un quattro posti, quindi ben isolato, mentre il tetto a soffietto è tela e quindi d'inverno, insomma, bisogna essere ben organizzati col sacco a pelo. In questo caso di questo bellissimo Knaus c'ha una grandissima meccanica, il MAN, ora non so come si dice in tedesco, ma, insomma, ma noi siamo italiani, lo diciamo. E poi iniziamo in italiano e poi un bel letto di fuori. E quindi vi invitiamo da Caravambacci perché ci abbiamo... Senti, ho visto bene che voi avete le porte aperte in questi giorni. Abbiamo le porte aperte, domenica questa qui è... Che numero è? Il 29? Sì. Io non lo taglio questo, Paolo, non lo taglio! Ragazzi, ho perso la cognizione, no, allora, del tempo. La prossima, quella dopo è il 29, questa 29... qua è prima, ecco, no, e quindi 29 meno 7 fa 22, 23, ok? Il 24, domenica pomeriggio, 24 porte aperte, e poi domenica 8. Ci lasciamo un po' una pausa perché sennò poi facciamo... Ma anche perché in mezzo c'è l'eroica che devi fare, no? C'è anche l'eroica, ma ecco, io lavorerò, ma i miei ragazzi dopo le fiere e tutto... E... C'è un signore che ti aspetta, noi ti lasciamo andare. Grazie un di saluto tutto. E seguitemi nel canale YouTube e poi nel nostro sito. Ciao! Grazie.